Eccoci qua, cari amici, in Galleria di Trento. È appena esplosa la canna dell'accoppiamento dal semirimorchio di un trattore. Ecco qua. Ecco qua, come potete vedere, sono intervenuti anche la polizia locale. Comunque, per fortuna abbiamo sempre il pezzo di ricambio. Ricordatevi sempre di portare una canna di scorta, in questo caso questa qua nera. La mia era rossa, ma non cambia niente il colore. Avevo anche l'attacco rapido, ma era troppo piccolo. La gente mi ha portato indietro il mio triangolo. Ricordatevi sempre di mettere fuori il triangolo, ragazzi, e di indossare il giubbotto rifrangente, perché adesso sono arrivati i vigili, la polizia locale, e qui era tutto in ordine, non hanno contestato nulla, anzi si sono complimentati perché non hanno dovuto fare altro che restituirmi il triangolo. Adesso mettiamo via qua i nostri attrezzi, che non servono tanti, ma guardate, quando avete una pinza a scatto, due pinze a scatto, fate quasi tutto. Cacciavite e sempre due o tre pezzettini di scorta. Adesso io metto via, appoggio qua, dopo, quando arriverò alla prima piazzola, sistemiamo tutto in ordine. Ecco qua. Qua intanto buttiamo così un po' la rinfusa. Chiudiamo bene le bandine. Ricontrollate tutto che sia chiuso, perché quando vi trovate in queste situazioni, aspetta, vedi? Io avevo lasciato questo staccato, la spina del rimorchio dei fanali. Comunque controllate che sia un'ultima controllatina, che sia tutto a posto, e ok, adesso sciogliamo, chiudiamo bene le bandine, le porte, controlliamo che sia tutto in ordine. Qua la galleria è libera e qua adesso saliamo e si riparte. Proviamo, vediamo l'aria. Ok, l'aria è andata su, adesso dovrebbe essere tutto in ordine. Partiamo. Ok, il problema è risolto. Ragazzi, al prossimo video. Ok, eccoci qua, amici, andiamo a vedere allora, alla luce del sole, cos'è successo prima in galleria. Qua ci siamo fermati. Oh, guarda qua che disordine. Allora, qua c'è il triangolino, questo è l'attacco rapido e questa è la canna dell'aria. Qua ci devo mettere un po' di teflon. Allora, praticamente, cos'è successo? Andiamo a vedere dove si è rotta la canna. Eccola qua. Si vede bene. Esplosione. Qua è esplosa la canna dell'aria. Allora, cosa abbiamo fatto? Prima di tutto ho cercato un attacco rapido.
per tagliare la canna ed inserirla, però ahimè arrivavo fino a un diametro di 8 mm. Allora, nel mio cassetto avevo questa canna dell'aria qua, come potete vedere, questa qua nera. Allora, cosa ho fatto? Ho mollato questo raccordo da qua, e poi l'altro ho dovuto togliere la maniglia che avevo messo sul giunto accoppiatore. Intanto provvisoriamente ho agganciato l'attacco senza la maniglia, e di là vedete che c'è la maniglietta. Allora, ricordatevi sempre di avere con voi o un attacco rapido oppure una canna di scorta, perché a me sfortunatamente è successo in galleria. Gli attrezzi non ne servono tanti, bastano due pinze a scatto. Prendete il raccordo qua, lo mollate e lo prendete dall'altro lato di qua e lo mollate. Sentite, adesso perde un po', quindi lo fissiamo un altro pochettino. Comunque poi, quando arrivo a casa, lo sistemerò un po' meglio, ci metterò un po' di teflon. Ricordatevi sempre la sicurezza del giunto, che è questa. Sembra una cosa banale, però questa è la sicurezza che tiene agganciato sempre l'accoppiatore. Tanti la rompono, la tolgono, ma è necessaria. È una cosa importantissima. Ok, abbiamo visto, non era niente di grave, però per una cosa del genere, alla fine, se non hai due attrezzi, una canna oppure un raccordino, rimani là e devi chiamare il soccorso con tutte le conseguenze del caso, soprattutto economiche. Ok ragazzi, adesso io mi lavo le mani, disinfetto dentro il volante, perché chiaramente sono partito senza pulire niente. Adesso non sto qua a farvi vedere che metto a posto un po' la roba. Va bene ragazzi, ciao, buona strada a tutti, al prossimo video.